Questo è il borgo ricostruito dal re normanno Ruggero II sulla vecchia Erice Elima. Ma non si chiama Erice, bensì Monte San Giuliano, un nome che mantenne fino al 1936, in seguito alle successive dominazioni sveva, angioina ed aragonese. Nel 1816, con la creazione del Regno delle Due Sicilie e la conseguente riforma amministrativa che sanciva la fine dell'antico ordinamento feudale e la costituzione di uno Stato moderno a potere accentrato, Erice perdeva i suoi antichi privilegi e veniva inquadrata nel ruolo di capo circondario di seconda classe. La città mantiene l'antico ruolo di capoluogo di comune. L'antica Erice svolge oggi il suo moderno e prestigioso ruolo di centro residenziale e turistico, che ha raggiunto ormai larga notorietà internazionale, anche e specialmente per la dinamica presenza di alta qualificazione culturale e scientifica nel centro Ettore Majorana. La cultura di Erice ci porta a visitare diversi monasteri. Uno dei più importanti è il convento di San Carlo, apertosi durante il periodo medievale tra il 1300 e il 1500. Questo era un luogo dove venivano portati i bambini orfani, che venivano accuditi dalle suore terziarie francescane, che praticavano la vita claustrale. Queste suore preparavano dei dolci e biscotti, che poi venivano venduti, e con il ricavato che si otteneva, una parte veniva utilizzata per mantenere i bambini, mentre l'altra per loro stessi. Tra i bambini orfani possiamo ricordare la signora Maria Grammatico, adesso una grande donna che ha reso ad oggi la città di Erice una grande meta turistica, grazie alle genovesi, una ricetta buonissima che lei ha preso fin da quando era bambina. Tra le prelibatezze e i manicaretti preparati dalle suore, in particolari periodi festivi, alcuni sono diventati una tradizione radicata all'interno delle famiglie del territorio trapanese. Ad esempio, in occasione del Natale, veniva preparato un piatto tipico, come le casatelle a brodo, fatto con due ingredienti poveri, ma molto gustosi: la ricotta di pecora e il pollo, la stessa carne di pecora, per la preparazione del brodo. Ma prima di preparare questo piatto, dobbiamo conoscere e indossare la divisa da cuoco. Voilà, notre tenue professionnelle en cuisine. Je mets les pantalons et appris les chaussures. Et maintenant, en place. Merci bien, donne-moi les tablettes. Le voilà. Prendi la torcione, s'il te plaît. Ma non, tu es un maître. Tu apri la bandana, se sei la torcione. Et pour finir, je mets la bandana. La tenue professionnelle comprando. La bandana pour éviter ou cheveux de tomber dans les aliments. La veste et les tablières pour protéger des brûlures et salir sec. Les torchons pour prendre les plans chauds. Les pantalons en coton traditionnellement en pied de poule blanche ou bleu. Les chaussures de sécurité anti-dévèrement pour éviter les chutes. Today we must make sheep chicken broth, following the original recipe from Erice. Perfect, where shall we start? Take a big casserole and fill it with cold water. Cut the carrot, onion, bay leaf, salt, pepper and cereal. Okay, and then? Add the sheep meat and let it boil for some hours. Let's start making a dough with flour, water and salt. Make a filling with ricotta cheese. Nutmeg, chopped parsley. Don't forget the pecorino. Don't worry. And I'll roll the pastry out. I will be in charge of putting the filling on the pastry. Meanwhile, I seal with other pastry the parcel, and I cut the pastry make half moon shapes. Paolo, do you think you can finish the cassatelle? Yes, I can. I'll close the edge with my fingertips. Guys, when the cassatelle are ready, I will be in charge of their short cooking in the broth. Let's prepare the plates, call the head waiters. Are the dishes ready? Yes, just minutes. Pierre arranged the dishes at the work table. Giacomo poured the broth and the Matthew's pickle with the great pecorino cheese. Call the waiters, the dishes are ready. Ricordiamoci che l'azienda al suo interno deve essere anche organizzata. Definizione di organizzazione. Insieme di risorse orientate al perseguimento di una finalità comune in un costante rapporto con l'ambiente di riferimento. Efficacia ed efficienza di un'organizzazione.
Un'organizzazione è efficace se raggiunge gli scopi previsti, in quanto l'efficacia è proprio il rapporto tra risultati raggiunti e risultati previsti. Ma l'organizzazione aziendale deve essere anche efficiente, cioè non deve sprecare né persone, né denaro, né risorse. Cioè, a parità di risultati ottenuti, un'organizzazione efficiente è quella che consente di ottenere o risultati migliori di quelli previsti o gli stessi risultati con minore utilizzo di energie. Il lavoro è stato realizzato da Aleci Mattia, Bianco Giovanni, Cruciata Pietro, Di Franco Matteo, Di Marzo Francesco Paolo Andrea, Ferrara Caterina, Grammatico Cristina, Ingratica Rastella Maria, Mannina Antonino, Occhipinti Antonino, Ragona Sara, Ruffino Giuseppe, Salone Pablo, Savona Marta, Silvestro Stella, Tirotta Giacomo Gabriele, Valenti Federico.